Su con la vita, ragazzi, ci siete quasi. Corri, Lily, corri. Non ce la faccio più. Finalmente l'ho trovato. Calma, ragazzi, ci penso io. Evviva, siamo in orario. Tati, perché ci siamo fermati? Non lo so. Vado a scoprirlo. È così emozionante. Abbiamo già raggiunto il mondo magico? Mi dispiace informarla che non siamo ancora arrivati. Cosa? Perché? Come è potuto accadere una cosa così terribile? Stai tranquillo, vado a vedere che sta accadendo e se è possibile lo risolvo. Aspetta qui. Zanzara, sei stata tu a fare questo? No, 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 calmati. Io sono solo l'autista. E allora che è successo? Non lo so. È meglio andare a scoprirlo. Il treno si è rotto. Che cosa? Aiuto! Sono bloccato! Aiutatemi! Che possiamo fare? Per favore, tirate il pomello! Vediamo se riesco ad aprirmi! Succedendo? Ebbene, cara nipote, si è aperto un piccolo varco nel mondo dei raffreddori magici e il malvagio Tatti e il suo fedele assistente Misifu sono fuggiti, hanno stregato il portale e poi sono scappati. Oh no! Sì, è così che Misifu e Tatti sono fuggiti. Guarda, sono lì. La mia principessa, dobbiamo andare lì. Perruno, per favore, apri la mia borsa magica e manda la scala come ponte. Ok, nonna. Forza, ragazzi, seguitemi. Bene, ragazzi, vi spiegherò che cosa dobbiamo fare per porre fine all'incantesimo del portale magico. Dobbiamo trovare il portale magico che ci porta nel mondo dei funghi canterini. E una volta lì, dobbiamo cercare l'elfo che custodisce le uova di drago e lui ci darà la pozione necessaria affinché tutto torni normale. Ma non sappiamo dove sia il portale. Io lo so, io lo so, lo so io, lo so io, lo so io, lo so io. Dobbiamo passare attraverso il tronco di quell'albero che ha la forma di un fungo. Ora! Andiamo a cercare l'elfo. Vi stavo aspettando. Com'è possibile? Perché i funghi mi cantano tutto quello che succede. Bene, Tatti, con questo e una nota di musica che dovrai cogliere, otterrai la posizione magica con cui dovrai spruzzare il portale affinché tutto torni alla normalità. Sì, e vai, abbiamo la pozione.
la porta del mondo magico resterà aperta. Oh, sì! Metti mi piace e iscriviti. E alla fine il pezzo forte. Eccolo qui finalmente. Spero che funzioni. Funziona! Eh? Che strano rumore! Oh no! Sta per esplodere! È meglio che me ne vada! Oh! 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 Credo di essere stata punta da una zanzara! Oh! Il sole mi ha abbagliata! Beh, la natura è davvero strana oggi. Ops, mi sento un po' strana. Cosa sarà stato? Non lo so. Andiamo a vedere se Tati sta bene. Va bene, Misifu. Andrò a casa del signor Monin. Mi gira un po' la testa. Corri, Lily! Non c'è tempo da perdere! Tati, sto arrivando! Che reazione eccessiva! Non credo sia un problema così grande! Signor Monin, sto arrivando! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Oh no, signor Monin, sta bene? Va tutto bene, Lily, sta bene, ma devo trovare quel fulmine. Ti spiegherò tutto meglio durante il cammino. Andiamo, Lily. Tati! Tati! Dove sei? Wow, wow, tutto si sta trasformando in deliziosi popcorn. Esatto, Lily, proprio così. Oh no! Ci sono sempre più popcorn. Cosa ho fatto? Ciao, Misifu. E tu chi sei? Tati, aiuto! Misifu, ma sono io, Tati! Perché non mi riconosci? Tati, ma che diavolo ti è successo? Che significa, Misifu? Che mi è successo? Tati, mi hai fulminato! Oh, Misifu, però sei così carino! Sei una piccola palletta di pelo! Proprio come te, Tati. Dai, andiamo dentro e vediamo come possiamo sistemare questa cosa. Oh, wow! È strano. Tutto quello che tocca si trasforma in popcorn. Cercherò di capire come risolvere il problema. Oh? Oh, no! Anch'io? Oh, wow, quanti popcorn! Vediamo che succede se tocco il tavolo. Oh, è divertente! Sì, è vero, è divertente, Misifu! Ehi, Misifu, forse dovremmo fermarci e chiedere aiuto. È vero, Tati, ma a chi? All'insegnante, la chiamerò. No, Tati, non parlo! Ops, troppo tardi! Guarda, Lily! Qui a dove porta il sentiero dei popcorn! Oh, un coniglietto di popcorn! Miam, miam, di sicuro sarà buonissimo! No, Lily, non mangiarlo! Sicuramente è un coniglio vero! Oh... Povero coniglio, per poco non lo mangiavo. Andiamo avanti, Lily. Misifu, forse dovremmo fare una visita al grande mago, perché forse lui potrebbe aiutarci. Esatto! Forza, andiamo! Oh, yuppie, una visita, che piacere! Ma che vi è successo? E soprattutto perché sembrate dei bonbon? Grande mago?
Aiuto? Non voglio essere cucinato, non so come aiutarmi. Ma abbiamo bisogno del suo aiuto, grande mago. Non voglio essere cucinato, mi dispiace ragazzi, ma non so come aiutarvi. Mi dispiace veramente tanto. Sono felice che siate venuti a trovarmi, ma ora potete andarvene per favore? Altrimenti mi brucerete e farò una brutta fine. Oh, mi dispiace, ma dovete proprio andarvene ora. Beh, grazie, grande mago. Addio. Oh, mi sta inseguendo, aiuto. E adesso che facciamo? Fare? Chi ci aiuterà? Nemmeno il grande mago sapeva che fare. E adesso come possiamo fare? Credo che siamo vicini al problema. Che diavolo è successo? E adesso qui? Che facciamo? Oh, pensa, Monin, pensa. Trovato. Userò la mia macchina centrifuga e tutto tornerà alla normalità. E quel piccolo asciugacapelli dovrebbe risolvere tutto. È proprio sicuro, signor Monin? Vedrai, Lily. Guarda qua. Oh, è diventato grande. E adesso che facciamo? Li mettiamo dentro e poi li facciamo girare alla massima velocità, il che farà viaggiare l'elettricità che hanno attraverso il tubo. E poi tutta l'energia salirà come una nuvola e poi cadrà come una pioggia di popcorn. E poi noi potremo anche mangiarli. Davvero, popcorn? Un attimo, quindi tu volevi creare una gigantesca macchina per i popcorn? Esatto, Lily. Ma purtroppo qualcosa è andato storto. Ora chiamiamo Tatti e Misifu, andiamo. Tatti, Misifu, venite qui. Misifu, ci stanno chiamando. Oh, ciao. Ragazzi, entrate dentro. Ma come possiamo entrarci? Tutto quello che tocchiamo diventa popcorn. Non preoccupatevi, ragazzi, non correte alcun rischio. Questa macchina è fatta proprio per questo. Bene, stiamo per iniziare. Oh, mi gira tutto. Finalmente si è fermato. Aiuto, piccolo specchio, salvami per favore. Ora sono invisibile. Ha funzionato, evviva, evviva! Popcorn! Popcorn! Potete uscire ora? Non riesco a stare in piedi, nemmeno io! E ora mangiamo i popcorn. Sì! Gnom 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 gnom. Gnom 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 gnom. Gnom 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 gnom. Che bello, finalmente siamo tornati alla normalità. Questo buco non c'era prima. Gnam, 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 gnam. Lily? Non ho potuto resistere. Mi piacciono i popcorn. Sono buonissimi. Gnam, 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 gnam. Non dimenticare di condividere!